If I wasn't here tomorrow, would anybody care? If my time was up, I'd wanna know you were happy I was there. If I wasn't here tomorrow, would anyone lose sleep? If I wasn't hard and hollow, then maybe you would miss me. Molti nomi importanti se ne sono andati. Come FMO, FMO, l'uomo in nero, Bordieri, Vesa, anche Ben, a sorpresa, sì. Contro Paul Jason. Mister P invece ha battuto sia Dante che Antox Refra. Diciamo non i migliori della, che no, potesse incontrare, però. Antox Refra. Dante è stato battuto da Antox Refra. Ah sì, scusate, sì. Sì. Vabbè, Paul Jason invece ha sconfitto Ben e Brocco Bain. E dunque sì, adesso si avverrà contro di Burchieri, che diciamo una volta è stato aiutato e l'altra volta ha affrontato Gregory Fletcher. Dunque ha dominato con Gregory Fletcher. Sì, però penso che insomma, vabbè, lì la differenza, insomma, la differenza è stato un po' aiutato, diciamo, di Burchieri. Involontariamente la stai vendo anche. Sì. Bene, iniziamo pronostici. Io dico vanno in finale Mr. P e di Burchieri. Ancora, anch'io sono per Dio Burchieri, però vedo chi sento. Ok, passiamo dunque al match che vedrà Mr. P e Chris Anthony. Eccolo qui, Chris Anthony. Nostro uomo di New York, finalmente in semifinale contro Mr. P. Campione europeo, ha sconfitto anche Andrew Simark, però per quel titolo ha battuto precedentemente David Johnson. E oggi contro Mr. P nella prima semifinale del King of the Ring Tournament. Sì, finalmente può puntare in alto Chris Anthony dopo quel brutto episodio con The Flag. Sì. Pronostico quindi tuo verso Chris Anthony, verso di me, verso il mio, verso Mr. P. Sì. Beh, è il suo momento. Sì, atleta grandioso, mi è sempre piaciuto Mr. P. Non ha mai trovato il bando della matassa, secondo me. Sì, non ha mai trovato il suo spazio in WWF. Però questa volta potrebbe dimostrare che non è così. Eh sì, bella l'atmosfera qua a Final Destination, i fan sono partecipi. Sì. Sembra che ci sia tutto il necessario, l'occorrente, al fine di poter assistere a un grande evento. Mr. P oggi vuole soltanto vincere. Inizia quindi la prima semifinale. Cristiano subito! Barba Suplex! Incredibile! Mamma mia! Inizio!
Mr. P, me lo ricordo l'anno scorso, per esempio nei match contro MBD, l'aveva distrutto. Sì. Un MBD che insomma ha vinto la Rumble Andrea e poi ha perso il suo subito la title shot. Che babbione, che babbione. E oggi l'inferno match contro Bernie, ma sei andato a cercare. Cioè, sì, come fai? Cioè, Bernie ha detto ti permetto di tornare in vita soltanto per gustarti questo inferno match, ma. Non so se abbia fatto bene. Tanto qui vediamo Mr. P completamente in controllo del match. Eh sì, mi sembra un King of the Ring Tournament, però dove i face hanno la meglio. Alla fine Drew Bulgieri e Paul Jackson sono face. È giusto che sente nel lead. È lì della situazione. C'era anche Brocco Bane che però ha perso i quarti. Mi dispiace perché uno, come sai, è uno dei miei favoriti. Eh sì. Oh, attenzione qui, Neckbreaker, bravo qui. Qui Anthony che un po'. Sì, gli dava un po' di lucidità. Diciamo sono entrambi sono tecnici, perché però Mr. P è molto più grosso. È più grosso e quindi tecnicamente riesce anche a essere migliore. Tu sai, lui non è che abbia una tecnica diciamo molto superiore rispetto a quella di Chris Anthony, però. Adesso sta molto la meglio. Lui non è che è grosso e basta, Andrea. È ma cervello è tecnico. È veramente molto tecnico. Guarda qua. Mamma mia, sta colpendo sempre la schiena, eh. Eh sì, lo sta devastando. Se non ho clinch, ha vinto chiaramente da Mr. P. Ora è di flip all'angolo. Sì, attenzione Mr. P con lancia Chris Anthony che ora è messo davvero alle strette. Blocco stile football. Io e penso lo alza Mr. P. Forse vuole provare a volare. Beh, forse ha sbagliato il pronostico. Che sì. Fa qui? Che oh mio Dio! Butterfly suplex da lì! Oh! Incredibile Mr. Che mossa pazzesca! Andrea, ma come fa? Cioè, come fai a non dire che Mr. P può? Guarda, io perché andavo per preferenza e preferivo Mr. Anthony in finale. Però Mr. P adesso. Sinceramente anche io ho preferenza, però c'è anche per valore, dai. Mr. P chiaramente secondo me è superiore, però preferivo Mr. Anthony. Mr. Anthony giusto un buon inizio, poi ancora legato. Oh, attenzione, vediamo se è una buona idea, però non ha mosse finali che colpiscono là. Quindi. Eh sì, non possiede questo grande bagaglio di sottomissione a quanto mi ricordo. Poi la mette sotto il profilo del clinch, ma insomma. Eh sì, attenzione, bravo, qui no, Mr. Anthony. Atomic drop. Attenzione. Qui messo all'angolo. Sento, messo all'angolo, scappa più senso. Mr. P dice, torna sul ring, babbeo. Beh, non ha detto proprio così Andrea, però. Però Mr. P mi sembra comunque una grande giornata, eh. Sì. Però attenzione a Chris Anthony che trova forse il bando della matassa. In primo un pugno, un signazzo dritto sul grugno e poi un big butta. Chris Anthony qui però che fa, no? Che sbaglia un picker, no, attenzione, bravissimo qui. Ancora lì, ancora attenzione. Le gambe. Attenzione perché l'F5 dopo potrebbe anche non essere così facile da eseguire, visto che insomma alla fine questo è il corpo e sulle gambe, quindi sì. Incredibile, bravo che sento che bravo le gambe, però attenzione ora Mr. P non Mr. P anche la fermo, non ci credo, Fisher Mansu. No Andrea, ma da dove la prende tutta questa forza? Non lo so. Tremendo, è tremendo. Oh attenzione ora lo alzo. Oh, questo è un face per modo di dire. Sì, ma veramente cattivo, cioè cattivo nel senso violento. Sportivamente, dai. Sì, nel senso violento sportivamente, insomma. Terza, ora va la spacca qui. Sink or swim, come direbbero gli americani. Oh, attenzione. Qua sinca. Super attenzione dalla seconda corda. Ah, caduta bruttissima per Chris Anthony. Sì. E con Mr. P forse. Vorrebbe chiudere da un momento all'altro, sì. Era tornando forza 5, la migliore manovra che abbiamo mai visto. Oh attenzione! Oh attenzione! Sai Flam, bravo qui Chris Anthony a riprendere fiato. Eh sì, mentre l'altra semifinale ricordiamo Dio Bulgieri contro Paul Jessam. Io tipo, non so, perché Dio Bulgieri spero di rivederlo al più presto al vertice, come King of the Ring. Però Paul Jessam sai che è uno dei miei favoriti, i miei preferiti, anche lui. Tanto qui Chris Anthony. Io non te lo chiedo perché tu ti fidi Bulgieri, lo so. No, Paul Jackson non è che non mi dispiace, solo che ricorda troppo il fratello, dice troppo copione. No, non è nemmeno quello, cioè preferisce proprio verso il Bulgieri, è diverso. Ora bene, qui Chris Anthony però vuole far proseguire il match, sa che sì, cerca di prendere un po' fiato poi a ring. Una maggior resistenza, no, Chris Anthony. Eh sì. Ho attenzione qui contro le transenne. Attenzione, forse tentavano tornando a farsi 5, niente a fare.
due si colpiscono a vicenda. Il cotto è qua, attenzione qua. Attenzione! Questa qui se lo carica! No! Mamma mia! Incredibile, fuori dal ring! Tornato forza 5! E ritorna sul ring! A che conteggio siamo? Ah no, 7! Eravamo arrivati a 6, ora 10. Mister P vuole vincere convincendo i fan. Posizione però! Non è da tutto una di Crescente, è vero che non è. Ora attenzione! No! Ma non penso che Crescente non è che. Penso che è in forma, però. Cioè è in forma di in questo match. Ah, sì, però è Mister P. Attenzione! Attenzione! German suplex, che tecnica! Sì, a fatica ma ce l'ha fatta. Però è grosso questo schiaccio. 130 kg saranno, Poi è alto, 1,96 mi pare, quindi non è che stiamo parlando di una. Attenzione, che sento uno scanta sulle tazze. Perché sento comunque dotato pre muscolarmente degli arti superiori, no? Quindi. Attenzione, perché fuori dal ring Crescente lo vedo in vantaggio. Certo, ha subito ancora, però alla fine Lilla lo sappiamo benissimo che amano lottare fuori dal ring affinché. Attenzione, siamo a 7, però siamo a 7, Crescente non si. Fa Crescente 8. Ora entra in ring. Se l'hai rischiata, voleva fare qualcosa con i graduni. No, se l'hai trovato lì e ha detto no, non posso vincere in questo modo. Fosse stato un match senza squalifiche, però attenzione Fischer Matsuplex, Matsuplex qui lo tiene uno e mezzo sì. Bravo, attenzione e va fuori ancora, ma dove va Chris Anthony? Ring rischia di essere schienato, sa che mi serve poi. Attenzione, oh mio dio, German Suplex proprio all'inizio del match, cross line e subito German Suplex. Chris Anthony queste mosse non le puoi fare perché Mr. P ti conosce, devi sfuggire in qualche modo. No, come adesso ho parlato, complete shot da parte di Chris Anthony, poi jumping elbow drop non bene, forse ha paura di farsi male stare nel ring, però attenzione German Suplex, bravo. Quando va con i bracci tesi non va mai a segno, quando va con queste manovre Mr. P non trova una buona difesa. Ora ritornano su ring 2, attenzione ancora a fare, che però ricordiamo la sconfitta FMO, quindi hanno un'ottima resistenza, sì. Ricordiamo che è un match strepitoso. Sì, un match bellissimo. Ha resistito anche alla best move in the world. Quindi attenzione a combinare le gambe. Chris Anthony vuole chiudere. Dovrebbe chiudere adesso, visto che Mr. P adesso lo vedo messo molto male. Andrea, al suo momento, che dici? Sì, potrebbe trovare una manovra. Attenzione! Ponte! Oh mio dio! Ponte velocissimo! Mr. P! Non l'ho più visto Chris Anthony, sinceramente. Sì, è sparito Chris Anthony per un attimo. Allora, questo dimostra come la. Il chilotaggio, come si dice, no? Il peso, quello schiaccia. Due. Quanto di due? Sono due, ma attenzione! New York! Troppo sforzo, non lo vedete bene. Uno, due. No! Mamma mia, grande match anche questo. E attenzione, perché è pronto per chiudere, no? La ferra. Pensavo fosse pronto. Spalle ancora sulle gambe. Le gambe qua. Si sono andate a farsi. Attenzione! Attenzione! Che fa? Una headlock incredibile! Mamma mia qua! Andrea! Incredibile! Non ho parole, bel match! Bel match! Attenzione a Crescente in questo al dito! Powerbomb! Le powerbomb che hanno distrutto Roxanne! Una sola! Ma penso che sia la fine, Andrea! Penso che sia la fine! German Suplex! Connettendo con il set perfetto per eseguire poi il tornado forza 5. Qua potrebbe schienarlo. Potrebbe anche schienarlo, Cosa fa? Carica. Oh mio dio! Fai chiudere! Power slam è chiuso! Uno, due! Bravissimo che senti! Che grande resistenza, ragazzo! Meriterebbe, secondo me, dal punto di vista. Questo è già la finale, secondo me. No, ha finito il match qua. Qua ha finito il match, dai. Uno, due, no! Ancora, incredibile che senti. Che match? Una decina di minuti? Se non di più. Attenzione, qui ti sentono ancora. Ancora qua combo. Mamma mia, che evento questo.